Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, questa è una domanda che mi avete fatto e quindi adesso faccio un video in cui vi rispondo. Allora, io ho fatto un video un po' di tempo fa in cui vi spiegavo che ho vissuto tutta la mia vita in ombra. C'è stato qualcuno di voi che mi ha detto, invece che lamentarti, perché non fai qualcosa? Perché non hai fatto qualcosa? Magari forse dipende da te. No, ragazzi, purtroppo no. È vero, ci sono alcune persone che tendono a nascondersi, tendono a mettersi in ombra loro, però nel mio caso non è dipeso da me. Per fare solo uno dei tanti esempi, mi sembra che ve l'avevo anche detto nell'altro video, io quando avevo 8 anni mi ero iscritta a pallacanestro e gli allenatori non mi facevano giocare a pallacanestro, mi facevano fare esercizi semplici. Chiaramente mi sentivo messa in ombra, pure perché vedevo che tutti giocavano, io no. Finché i miei genitori chiaramente avevano parlato con gli allenatori di darmi una possibilità e praticamente io su 5 canestri ne avevo segnati tutti e 5. Però nonostante tutto hanno comunque continuato a non farmi giocare, cioè per dire io le cose le ho fatte. Purtroppo viviamo in una società in cui se non c'è appoggi politici, se non conosci qualcuno di importante, vieni scartato, puoi essere bravo quando ti pare, questa è la verità. E io non parlo di quando avevo 8 anni, che lì, diciamo, eravamo bambini. Io parlo adesso, nella vita di adesso, che ne ho 29, se non c'hai questi appoggi, purtroppo, vieni scartato. Infatti, quando andavo tipo alle superiori, non so se ve ne avevo parlato, ma ero stata esclusa da una manifestazione danzante, l'unica in tutta la scuola a essere stata tagliata fuori. E praticamente poi è venuto fuori che le persone, cioè gli allievi che avevano avuto un ruolo importante in quella manifestazione, cioè che hanno fatto la parte dei colorati. Non mi metto qui a spiegarvi cosa significa, magari poi farò un video a parte su questo. E praticamente è venuto fuori che questi allievi erano tutti raccomandati perché magari venivano da una palestra gestita da quella professoressa. Cioè, per dire, cioè, allora chi mettiamo non frequenta quella palestra, allora vuol dire che deve avere un ruolo secondario in quella scuola. Cioè, non ho capito. Cioè, io penso che in una scuola dobbiamo essere tutti uguali. Non esiste che se frequenti la palestra della professoressa vai avanti e chi invece non la frequenta rimane indietro. Qua non è che stiamo parlando comunque di una scuola di ballo dove, per dire, se fatto mettiamo dei provini, alcuni li hanno passati, altri no. Qua stiamo parlando di una semplice scuola, un liceo artistico, che praticamente le cose sono andate a finire così, quindi anche se io partecipavo, mettiamo caso non venivo esclusa, a me a priori non mi avrebbero mai assegnato una parte importante, perché non avevo, tra virgolette, la raccomandazione. Purtroppo senza raccomandazione non si va da nessuna parte, questa è la dura verità, purtroppo. Poi per quanto riguarda altre cose, se chiaramente la gente non me lo fa sapere, per dire si fa questo spettacolo, si fa quest'altro, è tutto un sottobanco, chiaramente io se non so come stanno le cose non posso mai partecipare. Invece se vi riferite quando ero in quella relazione tossica con il narcisista, vi posso assicurare che per una ragazza che si trova a contatto con un narcisista, il narcisista ti manipola a tal punto che ti fa credere di non valere nulla. Quindi io quando andavo in giro con lui non mi mettevo in mostra perché tanto pensavo di non valere nulla. Quindi ragazzi, non è che io mi sono messa in un angolino, no, assolutamente. Certo, un pochettino devo dire la verità, un pochettino sì, perché magari
Cioè, all'inizio, non so, a volte mi scocciava pure. Però la maggior parte delle volte no, anche perché per me il palco è tutto, quindi è chiaro che se una persona mi dà la possibilità di esibirmi su un palco, ma io ci vado anche se ho la febbre a 40. Per dire. Quindi per me il palco è tutto, quindi non è che io mi tiro fuori. Sono gli altri che mi tirano fuori. Mi hanno sempre tirata fuori. Adesso, come sapete, sto insieme a un ragazzo e questo ragazzo vuole aiutarmi a realizzare il mio sogno, che è quello di salire su diversi palchi. Esibirmi. Chiaramente non posso dire nient'altro. Quando questa cosa succederà, ve ne parlerò sicuramente sul canale, però per adesso non posso proprio dire niente perché neanche io so niente. E quindi spero che il mio sogno prima o poi diventerà realtà, perché alla fine se c'è un sogno, penso che prima o poi, se ti ci metti di impegno, questo sogno si realizza. Anche se non c'è la raccomandazione. E io mi auguro che anche per me sia così. Sarà così, me lo auguro. Ragazzi, per questo video è tutto e ci rivediamo al prossimo video.